Santi del quotidiano, santi capaci di camminare nelle periferie esistenziali del mondo con la forza della preghiera, della dedizione, dell'amore per Gesù. Luci gentili tra le oscurità del mondo, li chiama così il Papa riferendosi alle straordinarie vite del cardinale Newman, della fondatrice delle Figlie di San Camillo, Suor Giuseppina Vannini, della madre indiana Mariam Teresa Kiramel, Manchi di Yan, della brasiliana Suor Dulce Lopez Pontes e della svizzera Margherita Bais. Soffermandosi sul passo del Vangelo di Luca che racconta della guarigione dei lebbrosi, Francesco ricorda la loro esclusione, il loro grido al Signore, l'unico che ascolta, che è solo. Come quei lebbrosi, anche noi abbiamo bisogno di guarigione, tutti. Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure, dai vizi di cui siamo schiavi, da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti al gioco, ai soldi, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri. Il Signore libera e guarisce il cuore. Se lo invochiamo, se gli diciamo: Signore, io credo che puoi risanarmi, guariscimi dalle mie chiusure, librami dal male e dalla paura, Gesù. La fede cresce così, chiamando Gesù, Dio che salva, perché pregare è la medicina del cuore, camminare insieme con passi umili e concreti, prendendosi cura di chi ha perso la strada e di chi è lontano. La fede, dice il Papa, aumenta con il dono e cresce con il rischio, e dire grazie dopo la guarigione del cuore è l'antidoto al suo invecchiamento. Grazie, aggiunge Francesco, in famiglia e tra gli sposi, è la parola più semplice e benefica.